sempre. E io vi esorto a difendere, andare avanti, a continuare per la loro strada, a cercare nella scuola tutte le condizioni necessarie ad ascoltare i loro docenti per adornare la loro mente di condizioni utili che serviranno a loro domani per svolgere un'attività nel nostro paese. E voi giovani siete la futura classe dirigente del nostro paese, dovete quindi prepararvi per assolvere degnamente questo nobilissimo compito. Ebbene, io finché vita sarà in me, starò al vostro fianco nelle vostre lotte, giovani che mi ascoltate. Lotterò sempre al vostro fianco per la pace nel mondo, per la libertà e per la giustizia sociale. Sandro Pertini, da cui noi vogliamo raccogliere il testimone. E da buon sedicente di sinistra stasera mi ero proprio portato l'agendina rossa. E mi dispiace che venga io tacciato di maschilista quando qualcuno che sventola la condizione della donna e se ne fa una pubblicità passi per uno che dia le pari opportunità. Mi sembra veramente assurdo. Farsi pubblicità. Dunque, questo discorso che abbiamo appena sentito per noi è un esempio di cittadinanza attiva. Ci sentiamo pieni e fieri nel sentire queste parole. Ora, per chiarire tutti gli eventuali equivoci, noi siamo la lista numero uno, libertà e partecipazione, per Carlo Durante, sindaco. Corriamo in maniera autonoma per vincere le elezioni. E per questo motivo vi chiediamo di credere in noi, proprio come credeva Sandro Pertini nei giovani. E vi chiediamo di farci vincere, dandoci il vostro voto. Rivendichiamo la nostra scelta di autonomia, perché proprio in questi giorni abbiamo sperimentato i brividi sulla pelle della politica che viene fatta a Castri, del modo di far politica qui a Castri, e per fortuna ce ne dissociamo con onore e fierezza. Siamo una forza che si è creata in 5 anni, in poco più di 5 anni è riuscita a proporre 2 liste per correre alle elezioni amministrative. E scusate se è poco in un momento in cui i partiti sono in crisi e nessuna forza organizzata riesce ad esprimere più nulla, né riesce a rappresentare più nulla. Noi lo facciamo bene. E questo è il futuro, signore e signori. Libertà e partecipazione. Ci saremo ancora tra 5 anni, se qualcuno ha dei dubbi, e che non si riponga nell'arco dei 5 anni, ci saremo. Ci saremo con la stessa caparbietà, con lo stesso coraggio e lo stesso stile. Sicuramente con tante altre nuove persone che verranno a credere nelle nostre idee, e che tenteremo di valorizzarle al meglio. Continueremo per questo a creare una comunità migliore, per quello per cui ci siamo proposti. Una comunità inclusiva ed al passo con i tempi. E qualsiasi posizione avremo da lunedì, che saremo in consiglio come opposizione, se saremo al di fuori del consiglio o come mi auguro ad amministrare questo paese, saremo comunque tra la gente, saremo sempre tra di voi, per il bene di Castri. Votate lista numero uno, libertà e partecipazione.
Buonasera a tutti e insomma stasera siamo tutti un po' emozionati, soprattutto nel vedere questa piazza, piazza che già oggi è bellissima, perché le piazze prima di essere belle architettonicamente sono belle per le persone, per gli uomini e le donne che credono ancora nei valori della democrazia, credono in quello che ha detto Pertini. Spero che qualcuno creda anche in noi. Noi rappresentiamo appunto questo venticello, quest'aria di cambiamento. Nessuno ha mai fermato la primavera, come diceva Francesco Di Giacomo. E sì, noi ci diamo le nostre persone che non ci sono più e mi dispiace aver sentito su questo palco nomi che insomma vengono tirati per la giacchetta, e questo è il segno di una politica che ricorre sempre e comunque a mezzi mezzucci di poco conto. Ci sta il saluto, ci sta il ringraziamento, però da una parte e dall'altra, signori, basta. Basta con questo atteggiamento. Questo venticello che spero che arrivi domenica, mi fa pensare a una frase che ha poco a che vedere con noi, ma è di ispirazione papalina, quando ogni volta che si elegge un nuovo pontefice, il detto che ricorre ormai da millenni è quello che recita più o meno così, insomma, chi entra in conclave sicuro di essere sicuro del papato ne esce cardinale come ne è entrato. Quindi spero che si avveri questo detto, e quindi così, questa è la nostra speranza. La speranza di questi compagni, di questi amici, di queste persone giovani, meno giovani, che in qualche modo ci stanno mettendo la faccia insieme a voi. Ecco il mio vanto per questa campagna elettorale, è un vanto che è dovuto alla dissociazione, seppure abbiamo criticato. Ad ogni critica è seguita sempre una proposta valida, è stata una regola che abbiamo mantenuto sino all'ultimo intervento e manterremo anche questa sera. Io mi sono, da cittadino, insomma, mi sono un po' scandalizzato, mi sono un po' indignato, ecco, forse indignare è la parola giusta, quando tutto questo tempo, tutto questo spazio, tutta la vostra attenzione è stata rivolta soltanto quasi esclusivamente a insulti di forma privatistica, personale, familiare, insomma siamo veramente, veramente alla frutta. Se un paese come Castrico, con una civiltà come siete voi, come siamo noi, deve ricorrere sempre e comunque a questo tipo di atteggiamento, vuol dire che veramente stasera, domani e dopodomani c'è bisogno che quel venticello si trasformi in una bella tramontana delle nostre che arrivano e spazzano via un bel po' di mentalità vecchia. Detto questo, mi avvio alla fine, poi lascio il posto a Carlo, che è il nostro candidato sindaco e che sicuramente chiuderà nel migliore dei modi, ma io volevo dire a tutti e volevo dire a noi, perché è importante anche per noi partecipare, volevo dire a tutti che noi siamo pronti a tutto quello che succederà domenica, a tutto quello che da lunedì ci verrà di fronte. Noi ci siamo, noi siamo disponibili, l'avevo già detto nella prima serata, lo ridico adesso, siamo disponibili, siamo a disposizione, come avete visto non ci siamo spaventati a dare le nostre idee che magari
poi verranno utilizzate da altri, va benissimo così. Il riscontro è quello che conta, il riscontro nelle case, nelle piazze, nei sorrisi delle persone, negli sguardi, anche di quelle persone che sono impegnate, che però da lontano ti guardano e segnano un sorriso di apprezzamento sul loro volto e per il nostro operato. Noi ci siamo e non abbiamo paura di nessuno e di nessuna responsabilità. Ce le prendiamo, ce le siamo già prese e questa è la nostra condizione di oggi e la condizione, come diceva Mauro, che rimarrà nel tempo come è rimasta in questi 5 anni. Abbiamo il merito di non esserci divisi, di non esserci separati, anzi siamo cresciuti. E questo ritengo che sia una vittoria. Delle 4 liste presenti 5 anni fa, oggi ce ne sono 3 e noi ci siamo. Chiudo con un saluto ed una battuta. Seppur giovani, noi non abbiamo bisogno di crescere, siamo già cresciuti e per prendere una strada non abbiamo bisogno di nessun faro, sappiamo, conosciamo bene la direzione, la conosciamo bene. Il 25, vi prego, teneteci in considerazione, noi, lo ripeto, siamo disponibili. La lista numero 1 è a disposizione con Carlo Durante, Sindaco, libertà e partecipazione. Arrivederci. Adesso ci avviamo a concludere questa campagna elettorale con tutti i nostri candidati sul palco. E un ringraziamento particolare anche ai non candidati presenti. Buonasera a questa piazza, oggi è la chiusura di una campagna elettorale che è stata affascinante, per tanti versi esaltante. Siamo stati nelle case delle persone, per me era la prima volta che avevo questa posizione all'interno di una lista, di questo devo ringraziare il gruppo di reazione che mi ha dato questa possibilità, questa chance, questa di fare, di vivere questa scommessa, e di questo voglio ringraziare tutti quanti gli amici, il gruppo, il collettivo di reazione. Difficile fare delle scelte, difficile intervenire sulle credibilità delle persone, difficile intervenire su quelle che sono le condizioni e le posizioni preconcette, difficile è prospettare quello che noi abbiamo programmato, quello che noi abbiamo scritto all'interno del nostro programma, ma siamo convinti che se ce ne darete la possibilità dopo il 25 saremo in grado anche di attuarlo, perché abbiamo le potenzialità e le prospettive per poter dare un volto nuovo a questo comune, a questo paese. L'idea della scelta, l'idea della partecipazione, l'idea di quello che siamo, di quello che vogliamo diventare, l'idea di quello che è, di quello che vi abbiamo detto. Toglietevi i veli dagli occhi e guardatevi attorno. Questa è la concezione che abbiamo portato nelle case. Vi abbiamo parlato dei rifiuti solidi urbani, vi abbiamo parlato delle prospettive delle cooperative sociali, vi abbiamo parlato degli interventi di urbanistica, vi abbiamo parlato anche di quello che non è stato fatto, perché era giusto, era logico. Io ero opposizione in quel consiglio comunale e quello che dovevo mettere in luce, che dovevamo insieme mettere in luce
dopo questi 5 anni, era quello che questa amministrazione comunale non ha fatto, in una, in due, in quattro liste, quelle che sono. Questo è il concetto. Vi abbiamo detto qual è l'idea di comunità, le politiche dell'inclusione sociale, vi abbiamo parlato dell'idea di partecipazione, vi abbiamo parlato di una macchina amministrativa che se non ha come base funzionale il progetto della socialità, il progetto dell'inclusione, il progetto della collettività, non funziona, non fa le scelte, non va avanti, ed è quello che è accaduto in questi 5 anni. Questa è l'idea con la quale ci siamo mossi, questa è l'idea con la quale abbiamo partecipato e ne siamo orgogliosi. Grande esperienza, da questa piazza questa sera vorremmo entrare nelle case, sappiamo che non è possibile, allora voi fate cassa di risonanza in questi giorni che rimangono, fate cassa di risonanza per una questione di fondo. Noi sappiamo, noi siamo pienamente coscienti delle prospettive, delle riflessioni che i cittadini in questi giorni stanno facendo. Allora, questa cassa di risonanza, porti questa voce, resistete in questi 2 giorni, è domenica, scegliete per il cambiamento, resistete alle false promesse, resistete alle false prospettive, quello che in questi giorni vi verrà propinato. Questo è l'appello di fondo, questo è l'appello verso le persone, questo è quello di cui vi abbiamo parlato, questo è quello di cui ci sentiamo partecipi. Ma ora tocca a voi, tocca a voi, perché il 25 di maggio tutti insieme abbiamo una grande possibilità di cambiamento, tutti insieme possiamo decidere di farci travolgere da un'onda, tutti insieme possiamo pensare di colorare di nuovo Castri, tutti insieme possiamo pensare di buttare a mare le solide trovaglie, perché questo ci hanno propinato in questi anni. L'idea forte dell'alternativa, del progetto che stiamo proponendo, che è un progetto di fondo culturale di cambiamento, l'idea forte dell'alternatività sociale, questa è la scommessa. Questa è la scommessa, non ci sono scelte amministrative che tengano, non ci sono scelte che possano segnare il futuro, se oggi non ci impegniamo tutti insieme a fare la scelta dell'alternativa. È vero, in questi giorni da questo palco ne abbiamo sentite. Come diceva Mauro, come diceva Mauro Chirenti, Giulio Marullo, è vero che ci sono stati degli attacchi, delle accuse, ci sono state delle risposte, però noi una cosa l'avevamo proposta, per segnare il passo del cambiamento, del progetto di alternatività che avevamo, gli avevamo chiesto lunedì scorso un confronto pubblico fra i 3 candidati sindaci. Ora, prima uno dice che lo vuole fare, poi l'altro aspetta 2 giorni e ce lo dice in ritardo, poi l'altro non lo vuole fare più. Ma allora, era questo il segnare il passo? Era questo il motivo per cui dovevamo decidere di dare una svolta a questa campagna elettorale? Di dare una svolta per i cittadini, per dire realmente quelli che erano i progetti, quelle che erano le proposte, quello che realmente si sarebbe potuto discutere e realizzare. Beh, questo non è avvenuto. Io penso che è stata una grave sconfitta
per un processo democratico all'interno di una comunità come quella di Castellina. Ed è stata una grande sconfitta perché è stata disattesa da quelle che sono le forze che politiche in campo oggi in queste liste che si propongono di governare e che avrebbero dovuto snocciolare quelli che erano i loro programmi, quelli che erano i loro interventi sul territorio, quello che doveva essere il futuro. È chiaro, discutere di quello che non era andato era un punto di partenza, ma minimo. La scommessa sarebbe stata quella, per la prima volta in questo comune, di vederla la partecipazione, di vederlo il contatto tra il politico che sale sul palco e i cittadini. È quella la scelta della trasparenza della quale parliamo, è quella l'idea del comune come sindacato dei cittadini, è quella l'idea dell'abbattimento delle barriere che separano i cittadini dalla macchina amministrativa. Lì si doveva giocare la scelta, lì si sarebbe dovuta giocare la prospettiva. Come ho detto ieri sera, ma di che cosa stiamo parlando? Stiamo parlando di un comune che nel 2014 non si è ancora posto il problema, e lo dovrebbe fare perché c'è una normativa, quella del decreto Salva Italia, di come indirizzarsi, visto che un comune al di sotto dei 5.000 abitanti, verso altre comunità. Era qualcosa della quale dovevamo discutere in questa campagna elettorale. Penso che questo, al di là di quella che era la sensazione politica di chi fosse in continuità, di chi fosse in discontinuità con questa amministrazione, era la scelta, l'idea della scelta politica di riprogettare uno sviluppo concreto per questo comune, sempre se questa normativa poi non verrà, come dire, non rispettata dallo stesso Stato o ripresa in maniera diversa. Questa era una di quelle discussioni che, guardate, ne valeva la pena. Ne valeva la pena indirizzarla verso l'idea di uno sviluppo differente, di un comune, di un'amministrazione, dei cittadini, di un'idea di uno sviluppo differente, quindi anche economico, quindi sociale, per forza alla base culturale. Beh, questo non si è fatto. Dici, ma lo stai dicendo l'ultima sera? Beh, no, noi pensavamo che dovesse essere un argomento di discussione pregnante, lo tiriamo fuori perché è l'idea che la prossima amministrazione, il prossimo consiglio comunale dovrà affrontare seriamente. E in questo senso l'idea della partecipazione della cittadinanza verso queste nuove direttive doveva essere l'asse, la struttura pregnante della scelta. Il prossimo consiglio comunale che verrà creato dovrà occuparsi di questo a fondo, e lo dovrà fare in maniera precisa, in maniera corretta, rispetto alle idee di questa cittadinanza. A questo servono le assemblee annuali, anche a questo serve il bilancio partecipato. A questo serve l'idea della scelta della partecipazione. Io penso che quel confronto sarebbe stato utile anche per questo, a dare indirizzi, a dare idee, a dare prospettive, anche rispetto a quello che non è stato e rispetto a quello che dovrà essere. Volge alla fine questa campagna elettorale. Volge alla fine e il 25 dalle urne dovrà nascere la nuova prospettiva per questa cittadinanza. Noi possiamo dare poche garanzie, se non quelle di saper
di poter amministrare questa comunità. Vi avevamo parlato prima di una garanzia, all'inizio della campagna elettorale, quella di condurre una campagna elettorale ricca di idee, di prospettive, di progetti fattibili, di indirizzi da seguire, da perseguire. Ma un'altra garanzia, alla fine di questa campagna elettorale, noi ve la possiamo dare e riconfermare. Ve la possiamo dare e prospettare. E la sintetizzo così. Noi padroni non ne abbiamo e non ne avremo mai! Questa è l'unica sola garanzia per questa cittadinanza. Questa è l'unica sola garanzia di sviluppo per questa collettività. Non so, non lo so, se quello che si è dimostrato in questi anni, se quello che si è visto in questi anni è la garanzia di questo. Non so se gli altri questo lo possono garantire, lo possono dare. L'idea è lì, l'amministrare nell'interesse della collettività. Questa è la scelta di fondo, è la scelta che rimane. Abbiamo ascoltato i cittadini ci hanno ascoltato. Resta il dubbio della scelta del 25, ma resta la certezza, l'idea che se solo sfiorati i cittadini dalla possibilità di intravedere una prospettiva, un'idea, la qualità delle idee del cambiamento, i cittadini sapranno fare la scelta giusta, perché i cittadini alla fine hanno fatto sempre la scelta giusta. Sembra contraddittorio quando parlavo di padroni o di non padroni. Sembra contraddittorio perché certe volte le scelte giuste sono indotte. Oggi noi abbiamo la possibilità che le scelte giuste non siano indotte, perché oggi siamo sicuri di essere liberi e di non avere paura. Questo è. Questo sarà. Scusate. Appare chiaro allora che la questione e le questioni che abbiamo tracciato in questi giorni di campagna elettorale realmente servissero a quelle che, come dicevo prima, erano le scelte che noi dovevamo comporre, erano le scelte che noi dovevamo illustrare all'interno dei cittadini, erano le scelte per le quali è chiaro c'è difficoltà oggi, abbiamo detto l'austerity, abbiamo detto che c'è una crisi economica, abbiamo detto che ci sono difficoltà in ordine al bilancio, l'abbiamo detto per primi noi e lo riconfermiamo, probabilmente la prima amministrazione che salirà, no probabilmente, sicuramente dovrà occuparsi della TASI, delle prime vere due rate della TASI, della forza dell'entrata che rappresentano purtroppo la forza dell'entrata del comune. Però questo non ci ha impedito di progettare un'idea di comunità che nella sostanza rimane un'idea di comunità che era rivolta, come dicevo prima, al lavoro. Possiamo provare allora ad intervenire su questi tipi di prospettiva, perché noi riteniamo, come dicevo prima, che il senso della cooperazione in questa comunità e del consorziismo sia una delle linee guida da dover perseguire. E questo lo abbiamo detto attraverso l'idea di questa figura che è presente nella macchina comunale, di una persona che sia capace di intercettare tutti quanti i tipi di finanziamenti rivolti alla cittadinanza. Abbiamo revisionato l'idea
siccome il progetto urbanistico del nuovo centro di Castri è fallito e abbiamo inquadrato questo tipo di prospettiva in una scelta sbagliata, in una scelta dove il pubblico non era stato in grado di tessere realmente, connettere il tessuto sociale. Beh, oggi noi dobbiamo in realtà riprogettarlo, questo tessuto sociale, e lo dobbiamo riprogettare a partire dall'idea di comunità. Come dicevo prima, se l'idea di comunità non passa, se l'idea di comunità rimane vuota, oggi non saremo neanche in grado di riconnettere quel tessuto sociale, non saremo neanche in grado di individuare urbanisticamente una piazza, come è stato detto, non saremmo neanche in grado di capire se c'è l'importanza o meno dell'intervento su Via Grassi, che conoscete benissimo tutti. Non sappiamo riconoscere, se non c'è quella connettività sociale, l'idea di presentare un bilancio disconnesso, come è stato l'ultimo, perché questi sono i risultati di una non guida della macchina amministrativa in questi 5 anni. Come ci proponiamo allora? Ci proponiamo con l'idea classica di dover fare 2 più 2 che fa 4? O ci proponiamo con l'idea reale, concreta, di fare un'amministrazione alternativa anche nelle progettualità di bilancio, nel superamento del patto di stabilità? Queste sono le scelte che vi chiediamo di fare il 25 di questo mese. Queste sono le scelte che vi chiediamo di comporre, sulla base delle quali è giusto riflettere, sulla base delle quali dovrebbe essere normale valutare. Per questo abbiamo chiesto ai cittadini di resistere nelle case. Vi abbiamo spiegato che la forte opposizione di questo gruppo al progetto TAP è stata una delle basi fondamentali e lo potrà essere il tentativo di ricucitura di questo territorio che è martoriato spesso da questi tipi di iniziative. Abbiamo detto come queste grandi forze di opposizione anche sociale a questi mostri ecoambientali diventano una delle scelte oggettive del futuro, una delle scommesse naturali che l'amministrazione vuole fare e deve fare. Questa è in conclusione la scelta. Questa è in conclusione la scelta che noi il 25 vi chiediamo di fare. Questa è, per queste ragioni, la scelta che vi proponiamo di fare il 25 di maggio. Non c'è altra possibilità di cambiamento che libertà e partecipazione. La lista numero 1, libertà e partecipazione. Coloriamo di nuovo Castri, questa è la scommessa e questo vi garantiremo. Grazie. Ci è stato chiesto uno spazio per poter intervenire in questo spazio, per poter intervenire e parlare, l'assessore Luca Fazzi. Noi glielo concediamo volentieri, anche perché è un amico. Buonasera a tutti, sono Luca Fazzi e sono amico di parecchia gente a Castri, non solo di Antonio, quindi non penso di dover dare spiegazioni alla gente se abbraccio Carlo o sto vicino ad Antonio e parlo con qualcuno. Questo non penso che debba spiegarlo ad Andrea. In questi giorni ho più volte sentito parlare Andrea di come si fanno i bilanci, di come si fanno le scelte, ma io non ho mai avuto la possibilità di avere una dialettica concreta in questi 5 anni con molte persone che hanno fatto parte del gruppo di maggioranza, perché la dialettica e il confronto e la discussione che portano a delle scelte migliori.
E questo purtroppo in questi 5 anni non c'è stato. Prima per problemi di salute di una persona che ormai non c'è più e a cui si è fatto spesso riferimento. Prima. Ma che qualcuno avrebbe dovuto sostituire in maniera dignitosa, in qualità di vice sindaco. Ha snobbato il bilancio partecipato. Il bilancio partecipato, lo dice la stessa parola, è il bilancio a cui partecipano le persone, perché i cittadini di Castrii sono persone che devono partecipare al bilancio. Ebbene, noi in questi 5 anni, in qualità di amministratori, spesso e volentieri non abbiamo avuto la possibilità di partecipare al bilancio. Io, per le deleghe a me attribuite, ogni anno, in fase di previsione di bilancio, ho formulato una richiesta per iscritto, protocollata, è disponibile, si può vedere in comune, per quelle che erano le mie deleghe. E in qualità di amministratore mi sarei affittato una discussione con il gruppo di maggioranza, perché così come io ho fatto delle istanze per le mie deleghe, immagino che anche gli altri amministratori abbiano fatto istanze. E quando le risorse sono esigue, ci si siede a un tavolo, si parla e si stabilisce quali sono le priorità in funzione delle risorse che si hanno. E quanto più piccolo è il bilancio, tanto più bisogna discutere per trovare la soluzione migliore ai problemi. Invece questo non si è mai fatto in questi 5 anni. Mai. Mai. Allora ciò che deve fare il buon padre di famiglia a cui lui faceva riferimento spesso e volentieri è quello di sorvegliare quelli che gli stanno sotto, i figli. E lui in qualità di vice sindaco doveva sorvegliare e vigilare sul corretto operato di quelli che erano gli assessori sottoposti. Dove stava lui? Dove stava lui? Io so benissimo che se mia figlia sbaglia la devo riprendere. E tu cosa fai invece? Cosa fai? Ma nonostante tutto, voglio dire, ho apprezzato la tua coerenza in questi 5 anni. Stamattina mi hai fermato per strada per dirmi che stasera saresti venuto a casa mia e a casa dei miei a parlare. E io ti ho detto, a braccia aperte, vieni, io amo discutere con le persone. Questa sera a casa mia e a casa dei miei non sei venuto, però hai avuto il barbaro coraggio di parlare da qui, con la speranza che io non ti rispondessi. Allora, quando hai qualcosa da dire, vieni e parla direttamente. Grazie a tutti, buonasera. Allora, fuori onda, è stato un fuori onda, oggi fine campagna elettorale accadono anche queste cose, va bene, cioè voglio dire, capita che ieri il PD ci ha dato lo spazio a noi, oggi l'assessore Luca Fazzi a fare questo comizio. Che cosa dobbiamo dirci ancora? Cosa dobbiamo dirci? Dobbiamo dirci che insieme a queste persone, a Fabrizio Buttasso, a Gianvito Carlino, Mauro Di Renzi, Francesco De Pascalis, Lidino Maggiore, Egidio Marullo, William Mele, Elisa Murrone, il 25 maggio, lista numero 1, libertà e partecipazione per cambiare Castrii! Microfono aperto.